Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con la serie su Balotelli, signori. Episodio, non mi ricordo che nuovo episodio siamo perché li sto comunque registrando in successione, quindi sono un attimino perso praticamente, però vabbè signori. Allora, siamo pronti, carichi e pronti a spaccare tutto, signori. Vediamo un attimino qual è la situazione attuale. Noi oggi ci andremo a giocare la partita contro il Kinky Kasimpasa. Ok, Kasimpasa, siamo fuori casa. Poi avremo la partita contro il Giren Sun Sport a casa. Ok, e poi avremo l'altra partita di Europa in Conference League contro il Mold. Perfetto, e noi siamo già a mese di settembre. Poi avremo ottobre, che sarà una bella mesata pesante. Sì, quando finisce il calendario del campionato turco? Tanto per avere un attimino l'idea, marzo, aprile, maggio, porca miseria, a maggio finisce, ok, va bene. Giusto per avere un attimino un'idea, che non conosco minimamente il campionato turco, signori, quindi era per capire. Andiamo, qual era la situazione? Andiamoci a giocare la partita subito contro il Kasimpasa, fuori casa. Ovviamente giocheremo con il nostro Balotelli. Che sta andando bene, signori. In campionato abbiamo fatto tanti bei gol. Se non sbaglio, 6 su 7 partite abbiamo visto nello scorso video. Siamo secondi in campionato, ma avevamo una partita in meno che stiamo andando a giocare adesso. Quindi cerchiamo di portarci a casa i 3 punti per riportarci in testa alla classifica. Che non sarebbe male come cosa. Vediamo, siamo titolari, quindi ottima, ottima cosa. In Super League contro il Kasimpasa. Vediamo se ci sono gli obiettivi per il nostro Balotelli. Il pubblico è carico. Super League scende in campo Eccolo con lì il questo nostro match Balotelli, sempre vediamo sotto quali sono gli domicilio. obiettivi, vediamo se Sfida riusciamo a ricca di contenuti. farne Quella di qualcuno. Giorgio Ottiene si una aspetta dotazione una di partita 7, completa due passaggi e segna almeno un gol, messo quindi sicuro che dobbiamo vedendo fare la due tua passaggi posizione e un gol, signori. privilegiata, Il 7 la penso sia prenderai in impegno, la renderai proprio scontato. memorabile. Non sto più nella pelle. Scontato. Vediamo un attimino come si mette la partita. Siamo al 32esimo, occasione di cross per il Kasimpasa, quindi attaccano loro. Balotelli nostro non sta, tutt'altro lato. Riusciamo a tornare un attimino in difesa? Corri Balotelli, corri! Guardalo come corre per le praterie! Il tempo che Contrasto arriviamo, deciso, palla al arriviamo piede. lì è praticamente già. Ok, siamo sotto 1-0, ottimo. Al 47esimo, quindi secondo tempo perché siamo dall'altro lato del campo. Subito Balotelli si muove, si fa vedere, Balotelli prende la palla. Attenzione, Balotelli cerca il compagno. Si fa ridare il pallone, Balotelli, attenzione, Balotelli, ridammela, zio. Dammela, zio. Ok, abbiamo fatto i due passaggi, signori. I due passaggi li abbiamo fatti. Guardami, Pallone guardami, guardami, interessato. guardami, 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 E c'è il Va gol, la bene, va parità, bene, va bene, va toccata bene. Non si sa perché il portiere infinita. non sia uscito, però va bene. 1-1 al 46esimo. Azione rocambolesca della Dana. Però l'importante era segnare. E che cazzarola, però, dai, stanno 2-1. Neanche il tempo di fare il primo gol e di festeggiare che questi già si sono riportati in vantaggio. Dai, dai così, dai che Balotelli spacca tutto. Balotelli, grande giocata. Balotelli. No, me la sono tenuta troppo. 3 a 1, dai, 3 a 1, no. 3 a 1 è pesante, dai. Non mi puoi fare queste cose. Non mi puoi fare questi risultati. Dammela. Intervento pulito sulla palla. Perisic Niente signori, sconfitta e delusione partita ovunque per la 3 squadra a 1, ospite. niente da Ci fare hanno signori, provato, partita oggi proprio però hanno sfortunato la sfortunata, squadra, ragazzi, errore molto colpo, mio su quel soltanto una contropiede in rimonta cui avremmo infortunio potuto organizzata che si è rischiata. trovare il C'è gol ancora del molto da lavorare 2-2 per raggiungere certi livelli. e poi sulla fascia lì, quest'altra azione, l'ultima azione che ci ha Banditi. fatto giocare, ce la siamo giocata male. Il compagno di squadra non ha sfruttato l'occasione, abbiamo preso un 6.2, proprio abbiamo fallito tutti gli obiettivi a parte i due gol, i due passaggi. Male, 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 maluccio, maluccio proprio. Infatti un obiettivo su tre. Sconsolati, ma va bene, ci sta. Seconda sconfitta in campionato, non un'ottima cosa, però ormai è andata così, signori, non ci possiamo fare nulla. In classifica mi sa che ora siamo terzi, eh sì, siamo terzi a 2 punti dal Transport e a 1 punto dal Konyaspor. Pari punti con Galatasaray e Besiktas. Inizia a farsi un attimino problematica. Siamo partiti col botto così, papà, e poi ci siamo persi strada facendo. Ma non demordiamo, non demordiamo, signori, non demordiamo. Siamo carichi, siamo Balotelli, signori. Non possiamo tirare
tirarci indietro. Abbiamo subito la partita ora pronti contro il Giresunspor per riprenderci. Hanno solamente 3 punti, noi ne abbiamo 16. Dico, dovremmo riuscire a portarcela a casa i 3 punti contro questi. Poi non si sa, siamo leggermente stanchi. Siamo leggermente stanchi, ma carichi. Leggermente stanchi, ma carichi. Quindi non preoccupiamoci, non preoccupiamo, Balotelli si rialza, questo è l'anno della rinascita, signori. Quest'anno Balotelli non farà errori, non si lascerà andare, ma rimarrà concentrato sul campionato. E ci rialziamo subito. Ci rialziamo subito, forse. Ennesimo, si spera, no? Vedremo. Che cazzo di simbolo c'ha il Giresunspor? Che cosa strana. Dai Balotelli, dai Super Mario, dai Super Mario, che è partita la grande. Obiettivi: ottieni 6,5, segna meno un gol e completa 2 passaggi. Allora, stavolta ci freghiamo altamente dei passaggi, signori. Puntiamo alla porta, puntiamo a segnare. Bravo, bravo. Adani ha capito tutto. Facciamo di tutto per portare a casa la vittoria. E contropiede nostro. Loro già sono da quel lato. Dammela, sì. Ma che cazzo di passaggio era? Dai, che l'ho recuperata la palla. Però non si fanno queste cose. L'avevo recuperata. Balotelli solo in contropiede. Ha già fatto fuori tutta la difesa avversaria. Nella metà campo della squadra avversaria. Balotelli. Al 41esimo, ho perso il tocco, signori. Balotelli si sta andando fuori strada. Balotelli sta andando fuori strada. Sì, ce la fai a passarmela. Va bene così, zio. Guardami. Balotelli, che straccio bagnato bruttissimo. 51esimo, perché questi sono proprio scarsi. Perché sennò già vincevano 3-0 questi. Abbiamo sprecato troppo. Balotelli si invola. Attenzione, Balotelli. Ottimo il contropiede. Balotelli. Questa volta non può sbagliare. Balotelli ha sbagliato. Questa volta non può sbagliare. Abbiamo sbagliato pure questa volta. Ma porca miseria. Balotelli. Bello il passaggio. Bella l'azione. Balotelli che però si è perso. Mi sto innervosendo tantissimo. Dove cazzo la so? Perché sono in difesa dall'altro lato? Niente, vuoi vedere che questi segnano senza di me? Vuoi vedere che la Dana Sport segna senza di me? No, non sono riuscito a segnare manco senza di me. 80esimo, attenzione, 81esimo, contropiede, Balotelli. Attenzione, uno contro uno, metà campo d'avversaria. Vediamo se riesce a fare fuori il difensore. In accelerazione, il difensore lo porta fuori. Balotelli. Si ferma, vede il compagno. Il gol! Sì! La sblocca all'80esimo. Assist di Super Mario. Meno male, abbiamo fatto una cosa buona, quantomeno. Abbiamo fatto l'assist, signori. L'assist. Che cos'è l'assist? E finisce lì. 1-0. Va bene, stramboli. Va bene così, signori. Meno male, ci portiamo dietro. Sudatissima. Ma che ci arrivi, Balotelli? Hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare, praticamente. Non abbiamo fatto manco il gol. Non abbiamo fatto i 2 passaggi. Non abbiamo fatto nulla. Però va bene. No, dai, l'importante era riportarci 3 punti a casa. Abbiamo preso una valutazione di 8.8. Quindi abbiamo fatto un obiettivo su 3, penso. Il Fenerbahce ha perso. Quindi, ah no, 2 obiettivi su 3. Va bene, sono tutti contenti. Va bene. Dai, non lamentiamoci. L'importante è aver ripreso i 3 punti e esserci rialzati subito dopo la sconfitta in campionato. Andiamoci ad allenare, signori. Ah no, gli allenamenti già sono stati fatti. Possiamo investire un po' di soldi, possiamo fare qualcosina. Vediamo, in corso. In negozio. Completato. Disponibile 15.000 in corso di iscriviti a un corso di PR. Ma sì, iscriviamoci a un corso di PR. Dai, punti di la lista 50. E questo l'abbiamo fatto pure. Dai, così. E invece decisioni, possiamo fare qualcosa? Penso di no, perché non abbiamo più soldi. Leggi il libro di una leggenda del club. Livello 1. Attività completata. Ah, ok. Quindi non, per fortuna non c'erano soldi da spendere. Meno male. Meno male, abbiamo letto un bel libro, siamo più colti adesso. E ci prepariamo alla partita di Conference. C'è una classifica, ok. Adana 3, Mol 1, Basilea 1 e Famalicao 0. Dai,
Vediamo se riusciamo. Fermati. Ok. Sono spremuto tutto per fermare l'andata avanti, così riusciamo a fare gli allenamenti, signori. Che Balotelli deve comunque mantenere una certa forma, se no che stiamo a fare? Balotelli deve mantenere una certa forma fisica, se no siamo messi male. Dai, 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 la seconda partita di Conference League contro il Molde. Contro il Molde, 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 come cazzo la si pronuncia? Non lo so, però va bene. Giochiamoci sempre i momenti clou con Balotelli, maglietta bianca, e proviamo a portarci a casa i 3 punti. Sarebbe tanta roba riuscire a fare due vittorie su due. Ci proviamo. Mai mettere il carro davanti ai buoi, perché si possono raggiungere tutti gli obiettivi che vogliamo. Noi abbiamo gli obiettivi, abbiamo degli obiettivi. L'obiettivo minimo è trovare una squadra che ci riporti in competizioni importanti. Però riuscissimo a fare bene sia in campionato che in Conference League, secondo me non sarebbe male come situazione. Vediamo quali sono i nostri obiettivi per questa partita. È sempre buono guardarli, anche se non, magari non riusciremo mai a soddisfarli tutti bene. Però è sempre buono guardarli, così quantomeno. 6.5, un gol e 2 passaggi. Dai. Palla per chi? Adana in volo in solitaria. Balotelli, attenzione, Balotelli parte in contropiede. È già nella metà campo avversaria. Balotelli 1 contro 1 col difensore centrale. Attenzione, lo fa fuori. Balotelli, 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 Balotelli. Secondo gol in Conference League e Adana in vantaggio. Dai, così, bella, bella, bella. Il nero con gli occhi, con i capelli rossi, ci viene a festeggiare. 1-0, hanno pareggiato, no. Occasione ancora per noi. Sulla fascia, attenzione, sulla fascia. Cosa possiamo fare per aiutare il compagno? Ci mettiamo di qua, ok. La passiamo, vediamo se riusciamo a completare gli obiettivi. Bellissimo! Che azione! Abbiamo fatto anche un passaggetto, signori. Buono così, buono così. Non ci ho capito nulla, perché stavo cercando di capire come farmi ripassare il pallone per pupar. Però l'importante è 2-0, palla al centro. Secondo tempo, 48esimo ancora. Balotelli che si involla da solo nella metà campo avversario, in contropiede. Balotelli, 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 Balotelli. Si inizia a far sentire la stanchezza per Balotelli, ma fa fuori due avversari diretti. Balotelli si ferma, vede il compagno, il cross è bello. Signori, un Balotelli rinato, un Balotelli rinato. 3-0 della Dana. Questo è stato un bel gol. Questo è stato un bel gol. Ancora contropiede per la Dana Sport al 51esimo. Balotelli in solitaria, buchi difensivi per il Molde, dove Balotelli ci può viaggiare. Balotelli, la piazza, spacca le mani al portiere, ma ci sta, un tentativo anche così ogni tanto da fuori ci sta. Balotelli, attenzione, Balotelli, 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 Balotelli. Si è allargato troppo, mi sono allargato troppo, mannaggia, una popazza ambriaca. Guardami, 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 guardami. Bellissimo l'inserimento centrale, Balotelli che la stoppa e la piazza. 4-0, signori. Porca miseria. Il Molde, ah, attenzione, il Molde ha un nome espulso. Però chi se ne frega, che ce frega a noi dell'altra squadra. Noi dobbiamo guardare il nostro. Balotelli, 4-0, prendi e porta a casa. Va bene così. Attenzione, ancora occasione di cross per la Dana. Balotelli cerca la posizione al centro dell'area. Attenzione, ancora cerca di farsi vedere. Il ballo, il ballo, il ballo, il ballo si è stretto troppo. Niente, è sbagliato il movimento. Non c'è più tempo. E finisce lì. Finisce qui, signore. Applauso. Doppietta di Balotelli e doppietti di Balanta. Balanta, non so se l'ho letto giusto. Però va bene, dai. Doppio Balotelli, bello così, sotto la pioggia. 3 punti portati a casa. 2 gol in questa partita, 3 in totale in 2 partite. Bravo Balotelli. Tanta roba, signori. Sono contento, sono contento. Il nostro ballo, vediamo gli obiettivi, se li abbiamo raggiunti. Non si legge un cacchio. Vabbè, bello, bella questa schermata in cui c'è solamente confusi le idee. Però va bene. 4-0. Abbiamo preso una bella votazione, non l'ho vista. Il Basilea ha vinto. Il Basilea ha vinto, ma siamo comunque ancora noi primi in classifica. Va bene così, primi in classifica in Conference League nel nostro girone. Siamo primi a punteggio pieno.
E questa è tanta roba, signori, questa è tanta roba. Detto questo, signori, io per questo video mi fermo qui. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per i like, i commenti, i suggerimenti e il supporto che date a questa serie. E niente, signori, buona giornata a tutti. Ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale. Bella raga, ciao!